Ciao a tutti, parlo a nome di tutto il fandom di Justin Bieber. Il giorno 27 marzo 2013 e nel TG serale di Studio Aperto è andato in onda un servizio di Stefano Pancera che ora vi mostro. Guai a chi tocca Justin Bieber, succede a Bologna durante il concerto qualche giorno fa. L'ira di alcune teen si è scatenata contro questa ragazza 14enne di Pescara. La sua colpa? Essere stata scelta tra tutte dal dio. Lui la chiama sul palco, le chiede il nome, le dedica una canzone. Non è Justin Bieber che chiama le ragazze sul palco, ma è lo staff del Believe Tour che sceglie una ragazza tra il pubblico. Il bullismo della rete ha trasformato quel concerto in un incubo. Il bullismo della rete ha trasformato quel concerto in un incubo? Ovviamente non è mai capitato che una ragazza dica di odiare Justin Bieber e poi te la ritrovi sul palco. Sono molto vicino alla famiglia della ragazza, che non sta passando un bel periodo, come non lo è mai per le Beliebers che subiscono bullismo ogni giorno per strada e a scuola. Con tutto il rispetto per la ragazza, ma se io odiassi un artista non spenderei mai 100-200 euro di biglietto per poi starmene tutto il tempo con la musica alle orecchie. In questo periodo di crisi avrei donato quei soldi a qualche barbone per strada che magari avrebbe avuto modo di allungarsi la vita di qualche giorno, quello che lo Stato italiano non è in grado di fare. Ma voi parlate di Justin Bieber. E una valanga di mail, di tweet stizziti sono arrivati anche a noi per il nostro servizio su Justin Bieber. Le fan si sono arrabbiate molto perché l'avremmo strapazzato un po' troppo. Magari l'avresti strapazzato, io ho sentito solo cazzate, scusate il francesismo. Che Justin sia un fenomeno, un prodigio della musica pop non è in discussione, ma è altrettanto vero che sia una star in transizione e che qualche problemino con i paparazzi che lo inseguono e le fans che lo sfiniscono ce l'abbia. E fin qui sembra che abbiamo scoperto l'America. Il problema forse è che Justin Bieber sta diventando grande, diventa sempre meno un'icona per teenager. Diventa sempre meno un'icona per teenager? E come spieghiamo il fatto che più parlate di Justin e più l'icona si ingrandisce, soprattutto quella di Twitter? Insomma, Justin è un fico, è vero? Sì, Justin è un fico. Gli One Direction sono un melo, Connor un albicocco e Austin un ciliegio. E il mio gatto è appena diventato un gomitolo. Non c'è dunque da scandalizzarsi troppo, da stupirsi se proprio oggi Justin Bieber è stato denunciato per aggressione dal suo vicino di casa a Calabasas, in California. Pare che i due siano venuti alle mani per una storia di schiamazzi notturni. Denunciato oggi? Ma se Justin Bieber è in tour dal 29 settembre 2012 e l'ultima volta che è stato negli Stati Uniti risale al 27 gennaio di quest'anno. Una nuova rogna dunque, un nuovo gossip e nuovi titoli per l'idolo pop, atteso per un'altra tappa del suo Believe Tour, domani a Monaco di Baviera. Oggi a Monaco di Baviera, ma mica aveva aggredito il vicino di casa. Ah, poi mi si spiega neanche come fa a aggredire il vicino di casa se lui è a Monaco e il vicino di casa è negli Stati Uniti. Ok, adesso di bufale ne abbiamo sentite diverse e dopo aver ammirato il seno di Melissa Satta, la farfallina di Belen, o di Barbara Guerra che saluta i suoi followers mostrando il suo balconcino alquanto finto, finto come la maggior parte dei vostri servizi, ora vi mostro chi è Justin Bieber, con piccolissime immagini. Quelle che voi non avete su quello che avete descritto. Volete fare un servizio serio? Sprecate 2 minuti in questo. Avalanna era una piccola grande fan di Justin Bieber, colpita da una rara forma di cancro al cervello. We FaceTimed. Remember, what did you say to me about my mom? Your mom is going to be my
Il suo affetto e la sua simpatia avevano attirato Justin, che l'ha voluta incontrare personalmente. Justin ha detto il suo addio alla piccola fan con un messaggio su Twitter. Riposa in pace, Avalanna. Ti voglio bene. Per favore, mostrate rispetto per lei e la sua famiglia. Dite una preghiera per lei e per loro. Mi mancherà, postando anche una foto di loro due insieme con la didascalia Il mio angelo. Your ears are hurting. What, are they just really loud?